Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video voglio mostrarvi gli acquisti che ho fatto nel mese di maggio, che sono stati tantissimi. Spero di non acquistare niente il mese prossimo, quindi a giugno. So già che non ci riuscirò, ma ci proverò. Come sempre giù nell'info box troverete link di tutti i libri che vi citerò in questo video, così potete dare una sbirciata sui prezzi, le trame e quant'altro. Sono link affiliati ad Amazon, questo vuol dire che in caso di un acquisto tramite uno di questi link per voi non comporterà nessun sovrapprezzo, semplicemente riceverò una piccolissima percentuale che aiuterà a sostenere il mio canale. Un altro modo per sostenere il mio canale è quello di iscriversi, commentare, lasciare un like. In questo modo non solo mi sostenete, ma si creerà anche un'interazione che a me fa sempre molto piacere. Detto questo, parto con gli acquisti. Allora, qua da me c'è stato qualche tempo fa una fiera del libro, adesso non mi ricordo come si chiama, è il secondo anno che la fanno, e io sono passata da Blueberry Edizioni. Sono anche loro di Livorno, quindi sono persone molto alla mano, simpatici, e mi fa sempre molto piacere riuscire ad incontrarli, e già che c'ero ho acquistato dei libri. Allora, ho preso L'avvento della magia, Le origini, il primo volume di una trilogia, questo l'ho già letto, grazie appunto a una collaborazione che ho fatto con Blueberry, in questo caso Blueberry Fantasy Edizioni, e mi era piaciuto tantissimo e quindi ho voluto acquistarlo in cartaceo. Poi ho voluto prendere anche Il sigillo degli dèi. Ne ho sentito parlare molto bene, ci sono veramente tantissime recensioni positive, me ne ha parlato bene anche il ragazzo che si occupa della parte fantasy della casa editrice, e mi sono lasciata convincere, ho letto la trama, mi piaceva e quindi ho voluto prenderlo per leggerlo, perché ero rimasta un pochino indietro con le letture di questa casa editrice. E poi mi è stato fatto uno sconto praticamente del prezzo di questo libro, quindi è come se questo libro mi fosse stato regalato, e è Il sussurro dell'acqua. Questo è un librino molto corto che io ho già letto. Parla di una ragazza che dopo l'ennesimo litigio con la zia scappa per andare qualche giorno nella baita dei suoi genitori che sono morti da molto tempo. Lei conosce benissimo quel posto, conosce benissimo il sentiero, ma quella sera trova un passo nascosto che non aveva mai notato, un anfratto, e con all'interno una scala che scende giù e una lanterna. Lei quindi scende queste scale e si ritrova in un mondo fatato, in un mondo magico. È un libro molto poetico, molto dolce, è veramente è molto carino, ve lo consiglio, nonostante siano pochissime pagine, perché sono, mi sembra, 100 pagine più o meno. Ho anche, non ce l'avevano lì perché le avevano terminati, però prenotato, diciamo, un altro libro che spero mi arriverà presto, e poi anche un'altra copia del Sigillo degli Dèi perché mia sorella la vuole. Ho acquistato anche un po' di cose che ho trovato tipo scontatissime, che erano in wishlist da un po' e che mi ispiravano molto, e quindi approfittando degli sconti ho voluto prenderli. Uno di questi è L'ultima discendente del Giglio, di questa autrice ho letto E se fosse lui, ve ne ho parlato nell'ultimo wrap up. Questo qua ce l'avevo in wishlist, appunto volevo leggerlo, il prezzo di copertina è 18 euro, l'ho trovato scontato, se vi può interessare, sul sito di BS del 30%, e quindi ne ho approfittato appunto e l'ho preso. Altro sconto su IBS è Never Never, è un romanzo edito Book a Book che mi interessava moltissimo. L'autore mi ha detto che è il primo romanzo che ha scritto e che quindi insomma la sua scrittura si è evoluta, e quindi insomma mi ha voluto avvisare di questo, però appunto la trama mi ispirava molto, le recensioni che sono andata a vedere erano positive e quindi sono andata a prendere anche lui. Un libro che pensavo di acquistare più avanti, ma che poi ho preso subito, è il terzo volume della saga Midnight Roses, L'era della luna, di Elisa Cavalli. Io ho letto i primi due volumi, mi sono piaciuti tantissimo e ovviamente avrei preso anche questo qua.
Avrei voluto prenderlo più avanti perché sapevo che non sarei riuscita a leggerlo immediatamente, però con l'acquisto entro una certa data di questo libro arrivava una copia speciale che ha appunto la spada dorata e mi sembra un capitolo extra. E quindi niente, tanto sapevo che l'avrei acquistato e quindi l'ho preso subito per approfittare di questa cosa. Tra l'altro è un libro molto più cicciottello rispetto agli altri due, prezzo di copertina 15 euro, come sempre, edizione molto molto curata. E niente, vi consiglio assolutamente questa trilogia perché è molto molto bella e poi la scrittura di Elisa Cavaglia mi piace sempre tantissimo. Altro libro che ho preso è Evocazione. Questo qua, scritto da Federica Nobile ed edito Porto Seguro, l'avevo acquistato però per uno sbaglio mi era arrivata una copia fallata, non editata, con le immagini appunto che erano in negativo. E quindi l'autrice se n'è accorta immediatamente di questo errore che c'è stato e ha subito contattato la casa editrice e mi ha fatto spedire una copia corretta. Quindi io ringrazio tantissimo sia l'autrice che la casa editrice perché sono stati super tempestivi, velocissimi e molto disponibili perché non era obbligatorio spedirmi la copia. Quindi la ringrazio. Io di questo è il primo volume, non so se di una saga o di una trilogia, comunque di questo ne ho sentito parlare solamente benissimo. Un bel libretto cicciottello, prezzo di copertina 20 euro. Vedremo com'è. Mi ispira però tantissimo. Poi su Amazon dovevo appunto acquistare Midnight Roses, un altro libro, e mi sono imbattuta per caso in The Spark. È un romanzo MM ed è questo qua. Non lo conoscevo, non ne avevo mai sentito parlare, mi aveva attirato la copertina, ho letto la trama mi poteva interessare, poi ho visto il prezzo ed era scontatissimo, tipo a 2 euro. E quindi ho detto va bene, per 2 euro lo prendo, quindi l'ho preso, diciamo, a scatola chiusa. Poi, altro libro preso super scontato perché avevo un buono sul sito di IBS, costa 13 euro, l'ho pagato 2, mi sembra, è La strega di Yorkland, scritto da Fabio Bragion. Anche questo mi interessava la trama, sapete che a me piacciono molto i libri che parlano di streghe e di magia, costava appunto pochissimo, l'ho preso. La copertina, mi dispiace, non voglio offendere nessuno, ma è orrenda, però appunto la trama mi interessava e l'ho preso. Un libro piccolissimo, sono 120 pagine e niente, vi farò sapere anche di questo. Questi libri che vi mostro non ne ho letti neanche uno, quindi smetto di dirvi, vi farò sapere perché tanto è quello che accadrà. Di Dark Abyss edizione ho preso Sono Bella. Questo qua è un libro che a me ispirava tantissimo. Mi aveva catturato la copertina, poi ho letto la trama, mi era piaciuta la trama, volevo saperne di più, sono andata a vedere i commenti, commenti molto molto positivi. Questa casa editrice mi ispira molto, ha dei titoli veramente molto interessanti e quindi ho voluto intanto iniziare da lui. In libreria invece ho preso Labyrinth, questo è in wishlist da 180 milioni di anni, però è uno di quei libri che non ho mai trovato fisicamente in libreria e non volevo, non so per quale motivo, prenderlo online, non so perché. Fatto sta che l'ho trovato in libreria per caso e ho voluto prenderlo. Tra l'altro in fondo abbiamo delle pagine di diario, delle bozze di disegni, insomma, è un'edizione molto carina. La copertina è bellissima, riprende un po' il film. La storia, io credo che tutti, insomma, conoscono la storia di Labyrinth, chi per il libro, chi per il film, e niente, voglio leggerlo prestissimo. Poi di Anonima Strega ho preso Le streghe della porta accanto. Di questa autrice io ho vari libri in wishlist, ho Trasparenze da tantissimo e questo, però Trasparenze mi sembra non era disponibile, quindi sono partita da questo. Anche qua librino cortissimo che leggerò spero presto.
Ultimi quattro libri e poi ho finito. Allora, di Lumien Edizioni ho preso Gordius, Vermi nel cuore, è un distopico. Mi interessava molto la trama, anche di questo ne ho sentito parlare bene. Lumien è una casa editrice nuova. Mi sembra che abbia pubblicato solamente quattro libri e mi interessano tutti. Quindi sappiate che prima o poi li prenderò, soprattutto Detriti, che è un altro distopico, e Protocollo Ucronia. Quelli mi interessano tantissimo insieme a questo, e poi c'è anche un fantasy. Anche qua un'edizione curatissima, veramente molto bella, curata nei minimi dettagli. Vi volevo far vedere, c'erano, ecco, delle mappe, ci sono delle illustrazioni, insomma è un'edizione veramente tanto curata. Il prezzo di copertina di questo libro è di 16 euro, quindi neanche tanto per la cura che c'è dietro. Poi un libro che volevo da quando è uscito, anche se in realtà devo ancora iniziarla questa saga, ma ho dato sempre priorità alle collaborazioni, è il terzo volume della saga scritta da M e Loi, edita Book a Book, che si chiama Phoenix, la chiave di Brook. Spero che si pronunci così. Comunque questo è il terzo volume e ho già i primi due e quindi ho preso anche il terzo. Poi ho acquistato su Vinted, però in realtà, perché in realtà stavo cercando altro, mi è capitato per caso anche questo libro che ho in wishlist da tantissimo. È uscito anche il secondo volume, questo è il primo, di Chiara Bastianelli, Il maestro delle anime. Anche di questo libro io ne ho sentito parlare bene, e quindi vi farò sapere, appunto, ce l'avevo in wishlist e niente, lo leggerò prestissimo. Ultimo libro, come sempre in ogni mese, c'è un acquisto della serie Storie meravigliose RBA, e il libro che ho acquistato il mese scorso, quindi a maggio, è stato Il libro della giungla. Questo è il primo volume, c'è anche un secondo volume che uscirà poi prossimamente, anche qua illustrazioni, copertina bellissima. E niente, quindi questo è stato il mio ultimo acquisto del mese. Fatemi sapere se avete letto qualcuno di questi libri, che cosa ne pensate, se avete qualche libro in wishlist da un po' o se avete dei consigli di lettura da darmi. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale, perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!